Questo atto fa seguito a un question time che avevo presentato anche nella scorsa seduta, che riguardava le condizioni che consentono la riapertura dei punti nascita in Appennino e il mantenimento dei servizi sanitari nelle aree montane e periferiche della nostra regione. Rispetto a queste aree esistono oggettive criticità nella copertura del personale per evidenti ragioni connesse alle difficoltà di spostamento, all'assenza di collegamenti di trasporto pubblico nelle ore serali e notturne e nei giorni festivi. Non dobbiamo poi dimenticare che le aree più densamente popolate e maggiormente servite offrono comunque condizioni professionali ed operative più favorevoli all'esercizio delle professioni sanitarie, quindi maggiore opportunità di confronto, maggiore disponibilità di servizi e prestazioni specialistiche rendono quindi meno competitivo e non solo meno appetibile lo svolgimento del lavoro in ambito sanitario nelle aree periferiche quali quelle per esempio dell'Appennino o del Delta Padano. Dobbiamo tutti avere la consapevolezza che rendere più appetibile il lavoro degli operatori sanitari nelle sedi disagiate significa rendere più appetibile anche la vita di chi in quelle aree vi risiedono o contrastando allo stesso tempo il rischio reale di un ulteriore spopolamento di fasce importanti del nostro territorio, impoverendole e rendendole ancora meno competitive. Quindi rendere disponibili forme di incentivazione del lavoro sanitario in queste aree significa agire non solo su questi lavoratori, ma su tutta la popolazione che vive ed opera, tentando quindi di invertire il processo che da tempo sta determinando la rarefazione della popolazione e dei servizi in quelle aree. Questo è l'obiettivo della prima risoluzione che ho depositato. C'è stato un confronto, e per questo la ringrazio, con la collega Costi, e quindi sono state apportate migliorie in alcune parti del testo che sono poi approdate in una nuova risoluzione. Viene mantenuto comunque l'intento originario del dispositivo, che è quello di impegnare la Giunta a ragionare su strumenti da attivare per sostenere gli operatori sanitari che scelgono o accettano di prestare la propria attività in una sede di lavoro situata appunto in un'area montana o per così dire periferica. E di farlo in modo concreto, quindi valutando concretamente misure di incentivazione economica per il personale sanitario che decida di operare in queste aree. Quindi cerchiamo di affrontare un problema che è reale e è un impegno che mi piacerebbe potesse trovare anche applicazione già nel prossimo bilancio di previsione. Quindi io ritiro la risoluzione 1474, ovviamente voterò favorevolmente alla 1562 che è stata redatta, diciamo così, con la collega Costi e i colleghi di maggioranza. Grazie.